Parlare di Marco Stabile e dell'Ora d'Aria è come parlare della cucina in assoluto, per quanto ci riguarda, perché sono esperienze, è una di quelle esperienze a cui tutti guardano. Come nasce la cucina di Marco Stabile? Beh, innanzitutto nasce con un percorso molto lungo, quindi tantissimo lavoro presso altri chef, tanto sacrificio, come tutt'oggi perché non cambia mai niente, e nasce da una profonda passione per la propria cultura del cibo, e la cultura dei ricordi di famiglia e anche la storia di Firenze, per esempio, perché tutto poi va a contribuire ad avere idee. Piatti su cui lavorare, cultura del cibo su cui lavorare e la missione finale qual è? Trasmetterla. Trasmettere la cultura del cibo oggi, quante persone ci riescono? Beh, non tantissime perché siamo in un momento in cui è molta comunicazione e quindi si fa un po' di fanatismo, un po' di clamore più che stare veramente a raccontare. Ritorniamo a capire, studiare, vedere cosa è stato fatto per andare più avanti tutti. Questo è importante. E queste sono parole che noi vorremmo sentire dire ovviamente da tutti coloro che si definiscono chef. Chef e cuoco. Ci sono alcuni che si definiscono chef e altri che dicono io sono un cuoco. Qual è la netta differenza? Beh, chef tradotto vuol dire capo, tradotto, quindi uno potrebbe essere chef anche di un'officina, non è detto che sia per forza di cucina. Beh, è un nome altisonante, si fa dare importanza, ma io sono chef e cuoco, nel senso sono il capo del mio ristorante perché sono il datore di lavoro di me stesso, ma sono cuoco perché se non cucino non sono felice innanzitutto. E se non cucino, non sono lo chef. Perché come insegno ai ragazzi a parole non funziona solo a parole. Devi de sempre dare il primo esempio, far vedere cosa fare, dove andare. Quindi in un momento in cui la cucina è spettacolo, come dicevamo prima, bisogna anche in realtà stare fra i fornelli. Assolutamente sì. Oggi bisogna essere molto bravi a fare concretezza e a saperla comunicare. Però se vendiamo solo un grande sogno e poi la realtà non c'è, il cliente lo percepisce perché può sentire, leggere, essere incuriosito, poi viene a provare, rimane deluso e il giro finisce molto presto. Quindi deve andare di pari passo la costruzione di una solida cultura a tavola, da raccontare anche a tavola e poi riuscire a incuriosire le persone, ma sulla realtà e non su cose campate in aria. La cucina fiorentina, la cucina della tradizione riportata a livello di oggi, perché ovviamente non si mangia più come si mangiava un tempo. Dove sta la prima difficoltà? Ma oggi si degusta perché mangiare purtroppo o per fortuna non ci serve più, diciamola così. Oggi a tavola, soprattutto in un ristorante del genere, si va per fare un'esperienza. Io credo che oggi tutti stiamo capendo che l'esperienza è la cosa poi più importante. Molto spesso, molto di più di tanti begli oggetti che ci riempiono la casa, ma poi alla fine, sì, bellissimi, ma non ci danno nulla dopo la prima volta. Andare al ristorante è un po' come un grande spettacolo di teatro. Comunque ti imprime la memoria perché rimane dentro di te. E poi continui a parlarne nel futuro, ovviamente se l'esperienza è positiva. Certo. Ecco, in tutto questo quindi la sala è importante perché abbiamo detto lo chef, il cuoco in cucina cerca di raccontare il territorio, le materie prime, le interpreta, dopodiché ci deve essere qualcuno in sala che sa raccontare. Beh, in tante occasioni come la mia capita che lo chef fa un po' anche da trait d'union, ma oggi è fondamentale un bellissimo servizio, perché è inutile fare dei bellissimi piatti e poi vengono serviti male, in tempistiche sbagliate o non con i giusti gesti, perché tutto fa la tavola è
è la tavola, non è il piatto. La tavola comprende tante cose, ci sono vini da abbinare per dare ancora più emozione attraverso i piatti e l'esperienza è totale. Quindi una bella cucina senza una bella sala è metà bella cucina. In realtà dobbiamo fare sempre un buon equilibrio fra le due cose. Meglio un goccino meno tutti e due, ma che vanno in ritmo, funzionano bene insieme. E allora le persone si sentono a suo agio, coccolate, e vivono veramente questa bella esperienza. E quindi cominciano a incamerare, come abbiamo detto prima, cultura del cibo, perché è tutto quello che c'è intorno. Certo, questa cultura del cibo poi serve anche al cliente quando torna a casa e si porta dietro questo bagaglio, no? E quindi forse riuscirà anche a acquistare meglio. Pensi che possa essere così? Secondo me sì, perché se anche i nostri clienti mangiano ingredienti buoni e ne hanno benessere, vuol dire che la notte stanno bene, poi lo fanno anche a casa, perché tanto poi anche a casa si capisce, non si mangiano più grandi quantità. Già che ci siamo, compriamo cose buone. Io faccio l'esempio più banale, spesso tante persone comprano la pasta guardando il prezzo, la pasta di grano. Ma se fate i conti, quanto vi costa una porzione di pasta? È giusto risparmiare 20 centesimi per 5 persone a casa? Pensateci. Io comprerei una bella e buona pasta. Magari compriamo 10 euro meno di scheda di telefonino. Questa è una cosa molto interessante, perché oggi poi è un altro argomento importante, è quello, si va al ristorante, si fa l'esperienza e va per forza immortalata. Cosa ne pensa lo chef di questo, diciamo, questa abitudine che ormai abbiamo visto il telefonino, sappiamo anche dove va posizionato accanto alle posate? Che dire, a me non disturba quando... Ovviamente non va a inficiare nella qualità della cena. Allora, va bene il telefonino a tavola, però mettetelo silenzioso. Se possibile, fate le foto e poi pensate all'esperienza che state vivendo. Io vedo tanti orientali in particolare che stanno a tavola a viaggiare in internet e quindi a me spesso viene la voglia di togliere il wifi, ma veramente, e dire mi dispiace, qui non si usa il telefonino. Io vi consiglio, se volete immortalare il momento, fate le foto, non c'è niente di male. Però poi il telefonino lasciatelo lì fermo. Guardate chi avete di fronte, confrontatevi sull'esperienza, perché è quello che dovete vivere. Il resto, poi quando uscite, siete da soli, postate, fate, viaggiate sul cellulare, per l'amor di Dio. Però già che siete anche a spendere dei soldi per fare un'esperienza, fate l'esperienza, lasciate perdere il mondo esterno, almeno per quella ora e mezzo, due, cioè voglio dire, non è che è tutto. Se si va a teatro, abbiamo paragonato ovviamente l'esperienza in un ristorante, ovviamente di livello, una rappresentazione teatrale, quindi non si può tenere il telefonino acceso, dovrebbe essere la stessa cosa. Sì, è come guardare lo spettacolo registrandolo e proprio non te lo godi, non capisci, anzi magari ti metti anche a viaggiare in internet, e cosa vedi? Ti perdi tutto. È uguale a tavola, se stai concentrato su cose esterne ti perdi tutto e poi magari non ti sembra neanche una bella esperienza, ma è solo colpa tua, perché alla fine hai pagato, l'hai avuta e non te ne sei nemmeno accorto perché eri impegnato a viaggiare in internet. Il virtuale senza più essere nel reale, no? Nel mondo vero. Un'altra cosa che riguarda proprio Marco Stable, qual è l'ingrediente che ha dovuto obbligarsi a lavorarlo e impararlo ad amarlo? Imparare ad amare l'ingrediente, che a volte ci sono degli ingredienti che non piace lavorare in cucina. Le lumache. Allora, me le faceva la mia mamma, me le faceva il mio babbo, perché è grande cultura siciliana, quindi le lumache bollite col pesto di menta. A me non mi sono mai piaciute. Però riconosco che hanno una grande personalità e un grande gusto. Non è il mio preferito, però ho imparato ad usarle, devo dire, grande soddisfazione. E me le sto cucinando piano piano anche come piace a me, capito? Quando poi una cosa che non ti piace... Cerchi in tutti i modi di fartela piacere, allora è quando studi di più,
Quindi spesso gli ingredienti non ti piacciono. Le lumache sono uno di questi. Un altro grande esempio, a me non piaceva bere tanto la birra perché di cultura familiare non abbiamo mai. Quindi il mio primo approccio qualche anno fa fu come ingrediente, soprattutto quando sono iniziate a uscire birre artigianali o birre anche industriali con personalità però sempre più interessanti. Da lì mi è cominciato a piacere, ho fatto piatti, sono stato premiato più volte per una cosa che non mi piaceva di base e oggi devo dire ogni tanto mi piace anche berla. Quindi vedi, piano piano le cose che non ti piacciono, se invece cerchi di superare quella piccola barriera, ti ci avvicini, approfondisci, studi, cultura, si torna sempre lì. Piano piano entrano a far parte di te, anche se magari non diventa per forza il tuo preferito, non è che deve diventare il tuo preferito, però tutto ha qualcosa da raccontare, quindi vale la pena non evitare niente. In contrapposizione, invece, qual è l'ingrediente che invece è proprio quello ideale, che piace lavorare, che piace sentire, anche gustare? Beh, l'olio extravergine d'oliva, sono un toscano doc. Lo sappiamo, ci faremmo anche il bagno. E mi piace il fatto di scoprire che oggi poi c'è anche tanta più cura nella produzione degli oli, c'è tanto amore, che sono, io li chiamo gli oli, perché dire olio è sbagliato, e ognuno ha una personalità fantastica, ma soprattutto ha la capacità di valorizzare o distruggere gli altri ingredienti in un modo. Quindi, Sull'olio bisognerebbe fare un po' di cultura. sì, io non comprerei mai una bottiglia da 2 euro al supermercato perché io ho un'oliveta, so cosa vuol dire fare l'olio Che con e so 2 euro si che può non fare. costa neanche il vetro. Quindi fatevi delle domande, insomma, io voglio stare di tante cose, però le cose buone fatte con amore, ovvero a mano, con il lavoro, con la passione e l'attenzione, chiedono tempo e lavoro e quindi devono essere pagate. Io poi dico sempre, una grande bottiglia di vino tutti si spendono 100 euro, va bene? Che è una cifra media, poi ci sono, arriva a 20.000, 30.000, abbiamo tutti i range del mondo. E poi noi andiamo a spendere 15 euro in una bottiglia d'olio. La bottiglia di vino finisce in una sera, la bottiglia d'olio io ce l'ho lì, la tengo anche 20 giorni e me la godo giorno per giorno un goccino, perché poi quando è buono e basta Basta veramente poco. poco, per godersela veramente. E io non ci investo 15 euro per stare bene 2 settimane, 1 euro al giorno. Fatevi delle domande, comprate l'olio buono, vedrete grande soddisfazione. Ultima cosa che riguarda Marco Stabile. Marco Stabile oggi, Marco Stabile diciamo fra 5 anni. Più vecchio di sicuro, un cinquantenne. Oggi Quali sono sono i sogni? 45enne. Fra 5 anni un cinquantenne. Dovrei essere più maturo ancora. Diciamo che sono in una fase molto creativa, molto costruttiva, molto di studio e grande cultura anche attraverso la mia fidanzata che ama da impazzire il Rinascimento e quindi mi fa vedere delle cose bellissime che io non avevo mai visto. Quindi in una grande fase di arricchimento. Per quanto riguarda la cucina, sta diventando molto essenziale, nel senso pochi sapori, ma veramente fantastici. Sapete i piatti delle nonne che hanno 3 cose dentro, che però ne mangereste un quintale e ve le memorizzate per tutta la vita? Quelle cose lì. Quindi poche tecniche che valorizzano gli ingredienti, la ricerca, quella è sempre stata, ma oggi ancora di più estrema verso la grande qualità, che non vuol dire che una cosa costa tanto, vuol dire che deve essere veramente buona. Quindi assaggi, prove, ogni settimana 2000, 2000, 2000 di queste cose, per costruire, capire, perché dobbiamo anche capire. Non si nasce imparati. Dovete provare, assaggiare e capire. Non è solo Google, come si usa quello? Ah, ok, lo fa così. No, provate voi, assaggiatelo. Invece di comprarne 1 chilo, compratene 2 e lo fate in 3 modi diversi, magari che fanno parte della vostra esperienza. E
e una dei tre sicuramente sarà fantastico. Veramente, questa volta l'ultima cosa, il piatto fiorentino che rappresenta più Firenze. Non voglio la bistecca alla fiorentina. Ma no, perché poi alla fine la bistecca è veramente dappertutto. Si potrebbe dire, ma sono sempre un po' combattuto su, a livello carne, secondo me quello che rappresenta di più è l'ampredotto, perché è veramente unico a Firenze, in Toscana. Io che sono nato in provincia di Pisa, l'ampredotto non c'è. Se andiamo fuori di Firenze è indicato come piatto fiorentino, quindi secondo me forse il simbolo più è il lampredotto. Poi ci sono le zuppe, però quelle sono un po' toscane, tipo la ribollita a Pontedera, dove sono nato, si chiama zuppa di cavolo, però insomma l'emulazione è abbastanza frequente. Pappa al pomodoro ormai è un piatto nazionale. Io rimarrei sul panino al lampredotto, proprio il fiore all'occhiello. Sì, panino al lampredotto, e non ce lo tocca nessuno.